Da tempo che non si vedeva l'Arezzo giocare con i terzini non bloccati, che anzi supportano molto l'azione offensiva. È un marchio suo questo nel 4-2-3-1? No, credo sia un marchio di tutti i 4-2-3-1, non credo sia solamente mio. Devono partecipare alla manovra, ma pensa, un po' come la penso io, alla manovra partecipa anche il portiere quando è bassa, quindi quando la squadra sarà forte, non ci sarà Moscardelli che lavorerà o l'attaccante centrale che lavorerà in fase difensiva in maniera importante, e ci sarà il portiere che sarà determinante per la costruzione del gioco. Dovremmo riuscire a fare tutto, quindi i terzini dovranno, sì, ci avranno il 2, ora i numeri saranno quelli che saranno, faranno i difensori prima di tutto, però quando siamo in possesso palla devono anche avere la capacità di partecipare all'azione offensiva, e dovranno avere la capacità di arrivare a fondo campo e mettere un po' di palloni dentro. Quando riusciremo a farlo bene saremo anche tanto pericolosi. Beh, prima di tutto è andata bene che non si sia fatto male a nessuno, perché quando dopo 11 giorni fai 22 allenamenti e giochi in pratica la prima partita, c'è sempre quel rischio, però atteggiamento giusto, voglia di comunque mettersi in mostra, voglia di far fatica. Anche stamattina i ragazzi hanno lavorato tanto, quindi va bene così, soprattutto bisogna essere bravi a mantenere questo entusiasmo che i tifosi hanno portato oggi in Casentino. Noi lavoriamo per questo, lavoriamo per far sì che si possa sempre provare a giocare per vincere. Poi sappiamo che ci sono degli avversari, ci saranno avversari importanti, sappiamo che questa è una squadra completamente nuova, non ci sono ragazzi che si conoscono e quindi ci vorrà anche un pochettino di tempo. Le premesse e le basi per poter lavorare bene credo che ci siano. Sì. C'è da migliorare nella condizione atletica, c'è da migliorare nelle scelte delle giocate. C'è da migliorare, ma se non fosse così dopo 10 giorni, dopo 11 giorni. Io penso neanche, cioè, se tu vai dalla Juve che l'anno scorso ha vinto tutto e parli con Allegri, c'è da migliorare. Quindi c'è tanto, tanto da migliorare, però l'importante è che ci sia la predisposizione a voler crescere, la predisposizione a voler lavorare anche quando sei stanco. E sinceramente credo che in questo momento sia in assoluto la nota più positiva di una squadra che ha soprattutto nei vecchietti, passatemi il termine, delle persone giuste, non solo esclusivamente degli ottimi calciatori. Ecco, fra una settimana l'esordio in Coppa Italia, la Carrarese può essere l'avversario giusto per cominciare. Poi se l'avversario è giusto, ci è toccato quella e faremo di tutto per passare il turno. So che hanno pochi giocatori della passata stagione. Hanno preso Del Nero, adesso hanno preso un giocatore molto molto forte che è Floriano dal Foggia, quindi si stanno attrezzando, ma noi andiamo là per cercare di fare tutto il possibile per poi dopo andare a giocare a Cesena, perché le gare ufficiali iniziano e siccome dobbiamo acquisire la mentalità e la voglia di vincere più partite possibili. Io voglio vincere le amichevoli, figurati se non faremo di tutto per provare a vincere a Carrara. Però dobbiamo essere umili, questa non è presunzione, questa è cercare di dare una mentalità a un gruppo che è nuovo e bisogna cominciare a farlo da subito perché iniziano le partite ufficiali, ma perché poi dopo.